Rassegna stampa di trattori, ormai non serve neanche più che vi spieghi che cos'è, giusto? Il nostro incontro settimanale con l'informazione in campo agricolo ed agromeccanico. Come sempre, le migliori notizie della settimana riassunte in 5 minuti. 6 minuti se sforo. Partiamo. Prima di passare ai macchinari, ai motori, ai cavalli e alle cose veramente interessanti, due parole sulla legge di bilancio. Lo so, non la cosa più divertente di cui sentirete parlare quest'oggi, ma una cosa abbastanza importante, soprattutto per il nostro settore. Infatti, se è vero che sta venendo discussa in sede europea e questo porterà alla modifica di diversi articoli e diversi punti, beh, c'è anche qualcosa che riguarda noi agricoltori e che vale la pena approfondire. Come suggeriva il cambio del nome del Ministero dell'Agricoltura, è proprio la sovranità alimentare il cardine delle politiche del nuovo governo. Gli obiettivi sono il rafforzamento del settore primario italiano, la valorizzazione dei prodotti di alta qualità e il sostegno alle filiere per garantire la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti. Un budget di 100 milioni è destinato proprio a queste manovre, cifra alla quale si sommano 225 milioni a disposizione di progetti di innovazione, dalla robotica alle infrastrutture, basta che sia 4.0. Mentre per quanto riguarda il caro energia, continuerà ad essere riconosciuto un credito d'imposta del 20% sulle spese sostenute per l'acquisto di carburante. Ed oltre a tutto questo ci sono anche 500 milioni di euro destinati a sostenere le famiglie con ISE sotto ai 15.000 euro annui nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Giusto per tornare al capitolo sicurezza alimentare. E in conclusione, nello stesso documento si prevede di aprire un dialogo con sindacati e istituzioni a tema buoni per il lavoro nelle campagne. Una cosa che snellirebbe molto la burocrazia di tutto il business. Per ora nulla di fatto, ma tutti questi punti, assieme all'esenzione contributiva per gli under 40 per favorire il ricambio generazionale che vi lascio approfondire qui sotto, potrebbero essere degli spunti interessanti per l'agricoltura italiana del futuro, quindi tanto vale già parlarne ora, poi vedremo. Come detto è tutto in descrizione, assieme al link per unirvi alla newsletter, un mezzo potentissimo atomico messo a disposizione dalla redazione dei trattori per tenervi sempre aggiornati su tutte le cose che succedono in ambito agricolo ed agromeccanico. Una raccolta di tutte le principali notizie che vi arriva una volta a settimana per mail, basta solo iscriversi al servizio che tra l'altro è gratuito e linkato nel primo link in descrizione. Ora un po' di meccanica, o meglio, un po' di telescopica. DEC ci espone infatti il suo nuovo Agrimax Power X3, un nuovo telescopico della gamma del produttore emiliano presentato un mese fa a Bologna. Questo mezzo, sempre più fondamentale nelle moderne aziende agricole, porta in dote una nuova trasmissione, la HVT1, un ibrido tra una idrostatica e una power shift, che permette un'accelerazione costante anche durante il traino fino a 50 km/h, caratteristica ereditata da Mama Power Shift, mentre nelle manovre a bassa velocità il mezzo assume una precisione e una manovrabilità tipica del papà idrostatico. In più questo mezzo può essere omologato come trattore, diventando una soluzione molto interessante soprattutto in aziende zootecniche medie e medie grandi, dove può andare a sostituire il classico trattore utility presente in azienda. Questo anche grazie all'enorme affidabilità e maneggevolezza offerti dal motore FPT NEF e dal controllo elettronico del braccio di sollevamento. E infine ricordatevi che è pur sempre un mezzo nato nel 2022 e quindi è farcito di tecnologia e di soluzioni interessanti che non basterebbe proprio un video di 10 minuti per elencare tutte e quindi ve le lascio approfondire per conto vostro nel link in descrizione. E se di maneggevolezza dobbiamo parlare, perché non citare i Fendt Serie 200? La serie di specializzati di punta della casa tedesca, che si divide ovviamente in Fendt 200V per il vigneto e 200F per il frutteto. Nella gamma fa però poi capolino anche la versione P, un modello più largo e con maggiore capacità di carico, che trova il suo habitat naturale non solo tra i filari e i vigneti, ma anche tra le aiuole, le siepi, i campi da calcio, le strade innervate e molti altri lavori dove è richiesta estrema maneggevolezza, sagoma ridotta e comunque una buona scorta di potenza. Con il modello di punta, il 211 che può raggiungere addirittura i 124 cavalli grazie al sistema Fendt Dynamic Performance, il tutto mantenendosi sotto al 1,60 m di larghezza, molto importante. Insomma, un mezzo molto interessante che si posiziona in un segmento di mercato un po' intermedio, un po' tuttofare, diciamo, che vale la pena approfondire. Se in più ci mettiamo che è stato anche dotato della nuova interfaccia Fendt One, direi che diventa proprio un articolo molto curioso, quindi è in descrizione, come sempre. Thank you.
E anche quest'oggi la rassegna stampa si conclude qui. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio con informazioni dell'agricoltura. Per il resto continuate a seguire questo canale, infatti stanno uscendo praticamente giornalmente prove, interviste, robe che veramente, se siete appassionati di agromeccanica, non vedo per quale motivo non cliccare quel tasto grosso là sotto. Cioè, è lì, è gratis anche quello, che fai, non lo clicchi? Come è gratis anche seguirci sugli altri nostri social, tutti in descrizione, da Instagram a Facebook fino al sito Trattori Web. E poi potete anche cercare i miei social personali, agricoltori simpatizzanti, un po' dappertutto. Progettino interessante che vi lascio approfondire per conto vostro. Io vi saluto, a settimana prossima, ciao!